Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, ogni tanto vi faccio questo video che secondo me è utile perché parte dal presupposto, no, nessun presupposto, parte, cioè, allora, vi mostra quello che effettivamente, al di là di quello che ricevo in PR, al di là di quello che compro preso dall'enfasi del momento, quello che effettivamente ho l'occasione di provare e che ritengo valga la pena investire il denaro in quel prodotto. Perciò, come avrete detto dal titolo, oggi è il video provati e comprati. Allora, partiamo dal primo prodotto di cui vi ho già ampiamente parlato nel video dei top del mese scorso. Per me questo prodotto è da correre a comprare immediatamente, se non lo avete fatto correte, e sto parlando dei nuovi Marble Metal Gilded di Siate. Io ne ho comprato uno, mi è piaciuto talmente tanto che ne ho ordinato un altro e poi un altro e adesso ne comprerò un altro ancora. Sono degli ombretti marmorizzati tipo quelli di Huda nella New Nude, con la differenza che questi, una volta applicati, continui a vedere tutti i colori che sono marmorizzati nella cialda coperti di glitter. Sono una roba, quegli ombretti qua, sono una roba da rimanere a bocca aperta, quindi assolutamente provato uno, comprati, arriverò presto a quota 4 e spero continui a fare degli altri colori perché li compro tutti. Poi, sempre sullo stesso vibe come concetto, vi parlo dei matitoni Lip Crayon Demi Matte di Honey Beauty. Di Honey Beauty vi ho già detto che Honest, scusate, Honey è il film che ha fatto Jessica Alba. Vi ho già parlato, vi ho detto che farò un video dedicato, infatti ho ordinato degli altri prodotti che sto provando, ma questi qua a me sono piaciuti moltissimo. Allora, sono i Lip Crayon Demi Matte, ma ne ho comprato per sbaglio anche uno, Sheer. In realtà mi piace anche lo Sheer, ma dura molto meno dei Demi Matte. Però così ho avuto occasione di provare tutte e due le formule. Dello Sheer ho preso Rose e dei Matte ho preso Honey, Marsala e Melon, ma Melon non ce l'ho qui, non so perché. Comunque lo è. E ne ho comprati tanti. E Honey per me è un po' chiaro, il mio preferito è Marsala. E i Demi Matte hanno questa cosa che all'inizio sono cremosi, ma poi via via si fissano bene. Per essere una formula, se non sbaglio, naturale, perché lei lavora, questo brand lavora appunto con un concetto di naturalità, non ho detto biologico, ho detto naturale. Hanno una buonissima durata e soprattutto non seccano le labbra. Sono molto comodi perché tic tic messi, mi piace la gamma colori, mi piace il prodotto, sono già a quota 4. Poi, un prodotto che ho provato grazie a una beauty box di Lookfantastic è di Hello Fab, della linea First Aid Beauty, il Coconut Skin Smoothie Priming Moisturizer. Questo è dedicato anche a pelli sensibili ed è un primer make-up a base di cocco. Potrebbe sembrare l'hangover di Too Faced, ma cos'ha in più? Questo è siliconico, per cui va a levigare anche i pori. È idratante ma non unto, mi è piaciuto tanto e infatti ho ordinato la full size. È un prodotto, secondo me, di cui non so perché nessuno parla. Tra l'altro è testato per le allergie, quindi ipoallergenico e senza profumi artificiali. Mi piace tanto, bel prodotto e quindi l'ho voluto prendere, insomma. Come stesso concetto, grazie a una mini size, ho provato un make up fixer, secondo me buonissimo, ma che non mi secca la pelle come ad esempio il mio adorato All Nighter. Sto parlando del make up fixer di Ofra, è un light refreshing mist that keep make up in place all day long, absolutely. E infatti ho questa bagaglietta qua, uno spruzzo finito, ciao, l'avevo presa in un kit. Ed è arrivato il full, che non ho ancora aperto per ovvie ragioni, perché comunque ancora lo schizzettino non è finito, però è un prodotto che mi interessa molto, mi piace l'idea, mi piace come mi fa la pelle, perciò ho deciso di prendere il full size. Prodotto per capelli. E qui, se siete come me, che avete i capelli sottili e quindi se il prodotto è nutriente o troppo ricco di oli, ve li ingrassa e se è troppo poco idratante, sembrano, ok? Non riuscite mai a trovare il bilanciamento giusto in fase di detersione. Ho scoperto, grazie a due ordini che ho fatto su Cult Beauty, ho preso due volte il campione di Briogeo Be Gentle, Be Kind, shampoo e balsamo al matcha e mela. È uno shampoo e balsamo superfood. Sono favolosi, ne parla sempre Raw Beauty Christie, ma non mi ero mai decisa perché sui capelli ammetto che ho un po' paura. Una volta provati i campioni, ho ordinato sia shampoo che balsamo. Bomba a mano, mi piacciono veramente tantissimo, veramente un gran bel prodotto, me ne sono accorta dalla prima volta che li ho usati, perché mi sono trovata i capelli, anche senza aver fatto una maschera pre o post shampoo, come non me li vedevo da tempo. Come di questa linea adoro la maschera che è famosissima, Don't Despair Repair, che per il Natale, infatti l'avete vista nel video Holiday Collection, è uscita arricchita al miele, vestita da rosacchiotto. Ovviamente l'ho comprata.
Questa maschera è fantastica. Proprio questo trittico per i capelli. Se avete un po' di problemi, provateli perché sono una bomba. Tra l'altro, non c'è bisogno di comprare subito le full size, perché se non sbaglio esistono anche in kit prova. Adesso poi sotto Natale sicuramente se li trovo ve li metto in info box. Poi, grazie a un kit che avevo preso l'anno scorso, della linea questa qua di Too Faced, tutta ai frutti, blush bronzer, ho provato il Pineapple Sun Bronzer, swatchato con le dita, non mi diceva niente. Una volta applicato mi è piaciuto tantissimo, solo che dal mini size per elevarlo con un pennello è praticamente impossibile, ma la mini size mi ha convinto a ordinare il full size e sono molto felice di averlo comprato, perché, chiedo scusa se è spenta una luce, non so perché, ah, ovviamente mi ha mollato la luce della fotocamera. Molto bene. Comunque vabbè, mi piace tantissimo. Prelevo bronzer e illuminante separati, ma in particolar modo il bronzer che mi piace. Adesso ovviamente cambierò la luce perché mi è morta una delle luci principali. Vi chiedo scusa, portate pazienza. Poi, un profumo! Sephora per un po' di tempo ha messo a disposizione i campioni del nuovo profumo di Lancôme che si chiama Idole Le Parfum. Al primo campione l'ho ordinato, il 25 ml perché sono tirchia, o meglio non sono tirchia, però ho detto boh, ne ho già tanti di profumi, ok, mi piace da morire, è un profumo sexy ma frizzante, dolce ma non troppo, mi piace proprio tanto tanto tanto, era tempo che non sentivo un profumo e boom, lo voglio, dai tempi dell'anno scorso con Vanille Banane di Sud Pacific, se non sbaglio, quello lì mi ha fatto impazzire da subito, questo mi ha rubato il cuore, l'ho ordinato subito. Poi, questo diciamo che è più un ampliamento di collezione, anche di questo marchio non so perché in Italia non parla nessuno, e in particolar modo nessuno parla di questi illuminanti favolosi. Sto parlando di Doll Beauty, i suoi illuminanti più famosi, più conosciuti sono Shine Bright e Like a Diamond, che sono venduti sia singolarmente che in questo duo. Sono illuminanti privi completamente di spessore, super metallici, tanto questa palette è molto vecchia perché l'ho comprata un paio d'anni fa. Sul viso sono una roba bellissima, tridimensionale ma non spessa, e in questo periodo sono usciti con la mega palette che infatti ho ordinato, che contiene Shine Bright e Like a Diamond, ma contiene 4 shade esclusive per la palette, Viva Forever, Champagne e Supernova. I nomi sono geniali. La palette è questa, bellissima, tra l'altro c'è un rosato e un pescato che sono esclusivi per questa palette, guardate che belli. Bellissima, anche un mega specchio che non vi mostro perché vi acceco, e anche a livello di deal economico, considerato 6 full size praticamente, è molto più vantaggiosa. Guardate che belli questi qua, piace da morire, quindi presa. Poi, sapete già perché ve l'ho messo in un 2 o 3 video dei preferiti ormai, a me piace tantissimo il Kush Mascara di Milk, è un mascara che mi vecchia scuola, classico scovolino. Il classico scovolino, un volume gestibile, bello, un po' spettinato, mi piace tanto. Ho già 2 o 3 mini size perché le compravo solo nei kit. Mi hanno convinto ad ordinare il Kush Mascara full size che non ho ancora aperto. Tra l'altro il before and after trovo sia assolutamente credibile come risultato. Arriviamo veramente a un risultato così. Perciò appena si seccheranno del tutto le mini size aprirò la full, però ho deciso di comprarla. Come? Nonostante vi ho già detto nel video dei fondotinta, quello su tutti i nuovi fondotinta usciti, che non è il fondo della vita, e Charlotte quest'estate, a settembre, i primi di settembre, poco prima del release del nuovo fondo e del nuovo correttore, quello cromo correttivo, metteva in tutti gli ordini queste cartellette per la prova. Io ho fatto diversi ordini e quindi ho potuto provare in anteprima, non io, chiunque abbia ordinato il nuovo fondo di Charlotte, ed è quello che mi ha deciso a fare l'ordine. Nonostante non mi avesse conquistata, ma non c'era neanche il mio colore perfetto in questo kit, però ho detto vabbè, però mi sembra coprente, dobbiamo vedere com'è la stesura, qua dentro c'è talmente poco prodotto che non ci fa il mento e basta, ho deciso di comprarlo. Sapete già che è un fondo che mi piace, ma non è tra i miei preferiti, ha dei pregi e ha dei difetti, ma comunque sono felice di averlo comprato. Charlotte Tilbury è uno dei miei marchi preferiti, lo sapete. E l'ho comprato appunto grazie all'idea della prova messa in anticipo negli ordini. Poi abbiamo quasi finito. Dunque, cosa vi manca? Ah, beh, sì. Allora, voi dovete sapere che io amo sempre provare prodotti di skincare, in particolar modo la skincare un po' di ricerca a me fa impazzire. Cosa è successo? Io di questo prodotto non ho più il sample da mostrarvi perché ne avevo uno solo, ma è stato quell'uno solo che mi ha convinta ad ordinare, insieme al fatto che sul sito dove è venduto, che è Cult, c'era proprio la recensione di alcune persone che lavorano nel sito, che con
pelli simili alle mie che dicevano vale la pena. È un marchio che si chiama Shani Darden e questo è il Texture Reform Gentle Resurfacing Serum. Allora, questo che cos'è? È un prodotto molto particolare. È un siero a base di retinolo derivato e acido lattico, se non sbaglio, sì. Studiato per chi vuole trattare segni dell'invecchiamento, irregolarità di texture, irregolarità del colorito e in generale proprio vuole aumentare il turnover cellulare, ma una pelle talmente delicata che l'acido retinolo, no, il retinolo, scusatemi, e l'acido lattico non li può usare in nessuna loro forma, in particolar modo il retinolo, perché comunque è un forte sensibilizzante. Una pelle molto reattiva fa fatica a tollerarlo. È stato studiato questo siero da notte per tutte quelle pelli che vogliono avere gli effetti di questo fantastico, peraltro principio attivo, ma non riescono a tollerarlo nella sua formula classica. Questo è il packaging, è famosissimo nel mondo ed è pienissimo di recensioni, e tutti che dicono in particolar modo sì, ho la pelle sensibile, sì, ho visto dei grandissimi miglioramenti, no, non mi arrossa e non mi dà fastidio. E questo mi ha fatto decidere di acquistarlo. Questo si applica la sera, appunto, e bisogna seguire l'applicazione, cioè alla sua applicazione deve seguire poi l'applicazione del vostro idratante classico e si applica ovviamente la sera, poi di giorno un fattore di protezione solare. Non l'ho ancora messo in routine, però mi è incuriosita da morire e quindi ho deciso di comprarlo. Ultimi due prodotti che invece ho già in uso perché di recente ho, questo è stato 3 giorni fa, cambiato di nuovo la mia skincare routine. Allora, sono andata in Rinascente a Milano, in realtà perché stavo cercando tutte altre cose che poi non ho trovate, volevo vedere dei prodotti di Tom Ford dal vivo. Passando, vedo il bellissimo stand di Diptyque. Io adoro i profumi di Diptyque, ma non mi ero mai addentrata nel Swan Diptyque. Mi hanno lasciato, la signora è stata gentilissima, mi hanno lasciato un fottio di campioni. Da questi campioni ho comprato diverse cose, poi alla fine online. In particolar modo, i due prodotti che ho comprato per primi sono stati la pomade Macian. Questo qua è il loro balsamo struccante. Hanno un packaging essenziale, sembra quasi anticato, è bellissimo. Questo è un balsamo struccante molto molto delicato che strucca la qualunque e lascia la pelle idratata. E anche se devo dirvi la verità che non ho qui perché l'ho ordinato ma lo sto aspettando, il prodotto che più mi ha stupito di Diptyque, che infatti ho ordinato, è la polvere detergente con rosa canina. Stupenda. E ho ordinato immediatamente lui infusé. Mi aveva dato dei campioni così, guardate che carini, ma io non sapevo che infusé fosse infusé davvero. Infatti il full size, come vedete, ha tutti i petali di rosa in infusione. Allora, questo prodotto è una roba da chiodi, si utilizzano 2 gocce alla mattina e 4 gocce la sera a mo' di siero, cioè quindi vi va a sostituire il siero. Ed è un olio secco, ma veramente secco, cioè non unge, ma lascia la pelle come una patina glossata. Cioè una roba incredibile. Allora, questo contiene, non c'è scritto qua, cavolo. Comunque, se no, allora, contiene iris pallida, se non sbaglio, rosa, ha una fragranza che è già aromaterapica solo all'applicazione. È un prodotto molto sensoriale, sia nella fragranza che nella stesura e nell'applicazione. Mi piace tantissimo, l'ho messo subito in uso. Ovviamente è un olio per quanto secco, quindi ne va messo poco. Però è veramente, ha un tocco asciutto e illuminante per la pelle, luminoso, è bellissimo. Bene, questi sono tutti i prodotti di recente che ho provato e comprato. Fatemi sapere nei commenti cosa voi avete provato e comprato di recente, perché sono molto curiosa. E se conoscete o avete provato alcuni di questi prodotti, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e se vi va iscrivetevi al canale. Un bacione e ci vediamo molto presto.